E siamo sempre qui all'interno della cornice del terminal crociere, all'interno della manifestazione Sinnova. Marco Balsi promuove un progetto, una start-up che si chiama Garuleu e che ha un'interessante proposta. Si rivolge agli apicoltori o in generale alla produzione di pappa reale a livello regionale e non solo nazionale, ma mi è parso di capire anche infranazionale, perché hanno progettato un macchinario molto interessante che permetterebbe l'abbattimento del tempo nella produzione appunto della pappa reale. Sì, noi abbiamo sviluppato questa macchina che è destinata ad automatizzare una attività che è la parte più laboriosa della produzione di pappa reale, cioè una attività che consiste nel individuare all'interno di un favo fatto dalle api le larve che sono presenti all'interno di questo favo, perché l'apicoltore deve riconoscere queste larve e spostarle all'interno di celle artificiali che sono fatte in un modo tale da stimolare le api ad allevare delle nuove regine anche in una situazione in cui non ne avrebbero bisogno. Siccome questo lavoro è laborioso, richiede molta attenzione, richiede anche appunto molto tempo, è interessante il fatto di renderlo più rapido attraverso un sistema automatico, così da aumentare la produzione di questo prodotto, che è molto richiesto, viene utilizzato come integratore alimentare, come anche nei cosmetici, insomma per molte attività, e quindi insomma può essere un motivo di maggiore reddito per l'azienda apistica. Peraltro leggevo che in Italia soltanto il 3% della pappa reale consumata è di produzione nazionale, un dato interessante ma anche preoccupante. Sì, è così, in effetti adesso recentemente sembra che questa percentuale sia aumentata un pochino, però in ogni caso è soltanto una piccolissima frazione di quella che viene consumata in Italia. La maggior parte della pappa reale è importata, ed è importata in gran parte dalla Cina o da altri paesi extraeuropei, dove la normativa è meno stringente, diciamo, di conseguenza la qualità del prodotto è certamente decisamente inferiore alla qualità del prodotto europeo e in particolare italiano, che invece è prodotto con degli standard qualitativi molto più elevati. Quindi anche poi considerando un prodotto che è orientato a una clientela che è diciamo interessata proprio a un qualcosa di naturale, di importante per la salute, eccetera, il fatto di poter commercializzare della pappa reale prodotta in Italia con i nostri standard sicuramente migliori è un qualcosa di interessante. Allora, gli apicoltori più di tanto non riescono a produrre perché non hanno la possibilità di dedicare così tanto tempo al lavoro che è necessario, possono invece incrementare la loro produzione grazie a un sistema automatico che li alleggerisce di una parte del lavoro. Leggevo che questo interessante macchinario non esclude l'uomo dalla produzione, ma semplicemente gli si affianca. Questo fa riflettere, perché molto spesso si è portati a pensare che la tecnologia prestata all'innovazione invece tenda un pochettino ad escludere l'essere umano e quindi anche a portare all'estinzione di certe categorie lavorative. Evidentemente non è per forza così. No, ecco, in questo caso non è così. Perché? Perché appunto il mercato richiede pappa reale, quindi quello che interessa non è tanto produrre la stessa pappa reale a un costo minore, ma produrne di più. Il lavoro che viene sostituito dalla nostra macchina è un lavoro che si concentra in un breve periodo dell'anno, di conseguenza gli apicoltori non possono avere una quantità di personale impiegata su questo lavoro su tutto l'anno, e quindi alla fine la quantità di produzione che possono fare è limitata dalla disponibilità di tempo per eseguire questo lavoro. Allora, in effetti, noi ci teniamo anche proprio a evidenziare questo fatto, che
che questa è, sì, ecco, è automazione che in realtà vuole incrementare l'attività dell'azienda pistica piuttosto che, diciamo, in qualche modo fare a meno di alcuni dei suoi lavoratori, ecco. Viene da fare una considerazione un po' generale su quella che è l'innovazione oggi, perché un tempo si pensava all'informatica, al digitale, come un qualcosa che si rivolgesse soltanto ad una parte, diciamo così, eletta della popolazione, che, della cittadinanza, dell'utenza, che in qualche modo fosse avvezza al digitale, all'informatica. Invece oggi, qua soprattutto in questo momento qui a Sinnova, mi viene di capire che i nuovi sviluppi siano diversi, cioè che sia un'innovazione che invece vuole rivolgersi ad un'utenza per farsi proprio servizio per tutti, per la città, per la cittadinanza, anche per chi magari sarebbe istintivamente meno portato. Sì, è vero, in effetti anch'io ho fatto un giro per gli stand e ho notato che ci sono progetti, alcuni magari non riusciranno a realizzarsi veramente, anche il nostro chissà se veramente riuscirà a sfondare, però effettivamente questa attenzione a cercare di far qualcosa che possa servire anche in ambienti che appunto non sono quelli tradizionalmente dell'alta tecnologia, credo che sia una caratteristica interessante di molte cose che ho visto qui. Noi ci rivolgiamo in particolare a un ambiente in cui l'introduzione di nuova tecnologia è resa difficile dal fatto che i margini di guadagno che ci sono in campo agricolo e in campo zootecnico eccetera sono margini stretti, e quindi chi si occupa di agricoltura o si occupa di allevamento o si occupa di apicoltura non ha quella possibilità di fare grossi investimenti, ecco. E poi c'è anche in qualche modo un'abitudine a lavorare in un certo modo e magari una resistenza a farlo in un modo diverso. Però ecco, in realtà poi noi in particolare stiamo collaborando con l'Associazione dei produttori di pappa reale a livello nazionale, il COPAIT, in cui invece c'è un grande interesse per questa possibilità, insomma, di introdurre nuove modalità. Quindi insomma abbiamo visto anche un riscontro positivo.